Lady Agente, buongiorno! L'ho detto apposta, Lady Agente, eh? Non è che voi iniziano quelli che sono perfezionisti dell'inglese, si dice Ladies and Gentlemen. Lo so, era. Vabbè, fa niente, fa schifo spiegare le battute. Siamo bene. Va bene, allora, questo video verte sullo sport. Sì, lo so che anche qui direte, sì, è proprio tu, porco cane, mi sa che l'unico sport che fai è la masticazione. E vabbè, però ho pensato che invece mia moglie, che adora camminare e camminare anche veloce, a volte correre, il regalo, secondo me, ideale per quest'anno erano le scarpe della Under Armour, scarpe da tennis, che quando mi sono state vendute non mi hanno detto nulla di che, mi hanno solamente detto sono comodissime per poter correre e camminare. In maniera veloce, si adattano molto bene, naturalmente hanno cuscinetti, tutte le ultime tecnologie, bla bla bla, per far respirare il piede, fa questo, fa quello. Poi ad un certo punto arriviamo a casa, apro la scatola e mi cade l'occhio su questa indicazione. Ora io dico, non potevate fare un accenno al fatto che c'è della tecnologia all'interno di questa scarpa? Sì, perché dopo, come vedrete nel video, solo questa scarpa al suo interno ha un microchip montato nella suola. E questo cosa fa? Vi consente di scaricare un'applicazione sul cellulare e monitorare l'andamento della vostra corsa. Quindi avrete un grafico da verde a rosso dove vi dice se il vostro andamento è corretto, oppure se inizia ad andare sul rosso non è più corretto, quindi dovete modificare la vostra corsa. Vi dà tutta una serie di suggerimenti, vi dà la mappa, vi dà la velocità, vi dà quanti passi avete fatto, la distanza, tutte le solite cose che ormai sono diventate di uso comune e quotidiano per qualsiasi applicazione. Ma la cosa ci ha veramente stupito perché è la prima volta che acquisto un paio di scarpe, a parte che non mi avete detto niente che erano tecnologiche. E noi della Tuttotech invece queste cose le andiamo a cercare. Comunque pensavo che andasse attivato in qualche modo il Bluetooth della scarpa, invece no, abbiamo scaricato l'app, abbiamo connesso direttamente il cellulare, ha fatto tutto così, cioè ci è bastato fare una semplice procedura e si sono connesse. Ma detto questo, ragazzi, vi ricordiamo di iscrivervi al canale, attivare la campanella in modo tale da essere avvertiti ogni qualvolta noi caricheremo un video. E mi raccomando, come dice sempre mio fratello, mettete un mi piace, non vi costa niente, a spese zero. Oggi come oggi vi fanno pagare anche l'aria un altro po', quindi mettere un mi piace rimane una delle poche cose gratuite che potete fare. E a noi ci dà molta più visibilità su YouTube e possiamo comunque sostenere al meglio il canale grazie a voi. Fatto tutto questo preambolo, vi lanciamo la nostra sigla! Entriamo nell'App Store o nel Play Store se per caso avete un Android e cerchiamo Map My Run by Under Armour. Questa è l'icona che trovate, quindi scarichiamo l'applicazione e ci vediamo dopo. Concluso il download, la apriamo, vediamo un po' che cosa ci dice. Desidera consentire l'accesso al Bluetooth? Certo, e ci registriamo. Facciamo anche questa operazione e ci rivediamo dopo. Quando avete finito di fare la registrazione direttamente sull'applicazione, vi dirà di se volete aggiungere una foto profilo, ma in questo momento no. Dovete aggiungere la vostra altezza e il vostro peso. Questo aiuterà l'applicazione e le scarpe a darvi tutta una serie di dati dopo che avete finito l'attività. Qui vi chiederà se date l'autorizzazione per ricevere email, eccetera, eccetera. Decidete voi, assolutamente, liberissimi di farlo o meno. Qui vi chiede che è necessario comunque che rilevi la vostra posizione, quindi andiamo avanti, ma gli dico solo quando utilizzo l'applicazione. Qui sono i soliti ok da dare per il trattamento dei dati, eccetera, eccetera. Sta creando il profilo. Connetti le tue scarpe. Siamo arrivati alla fase clou della situazione. Quindi, come vedrete adesso in sovraimpressione, quello che noi andremo a fare, che ci suggerirà di fare, lo vedrete qui accanto a noi. Appoggia la tua scarpa destra in piano per 5 secondi. La scarpa è già lì. Cliccate su Cerca scarpa. Tocca o muovi la scarpa destra. Allora, la possiamo toccare in questo modo.
poi ci dice di appoggiare la scarpa su un fianco. Noi la mettiamo così. In questa inquadratura potete vedere anche quanto è bella la suola della scarpa. Fatta la procedura, rimettiamo la scarpa in piano e, come vedete dal messaggio, le scarpe sono connesse. Facciamo continua, tutto è pronto, andiamo avanti, andiamo ancora avanti, e qui ci dà tutte le indicazioni su quello che farà l'applicazione che è connessa direttamente con le vostre scarpe. Questa è la famosa banda verde della quale vi parlavo prima. Come avete potuto vedere, tutta una serie di autorizzazioni. Poi si arriva a questa schermata e ci dice: se volete potete anche utilizzarlo con l'Apple Watch. Naturalmente in questo momento no, perché le scarpe sono di mia moglie, l'Apple Watch è mio. E cosa possiamo fare? Questa è la famosa banda che verrà utilizzata come metro di rilevamento della posizione dei vostri piedi durante la corsa. Allora, da quello che si può vedere, vediamo un attimino se è di semplice intuizione. Scegli attività, corsa, c'è tapis roulant addirittura, corsa di gruppo, gara, evento, scatti, visualizza tutte le attività. E qui veramente penso che abbiate un po' di tutto. Ve le suddivide anche se per caso fate workout, se per caso fate recupero. Insomma, ha un po' tutto quello che hanno le applicazioni del momento. Comunque, diciamo, lasciamo corsa. Nella parte sottostante c'è l'impostazione dell'allenamento, quindi monitoraggio live, blocco schermo, pausa, poi forma di coaching. Altra cosa molto importante di questa applicazione, c'è la possibilità di avere un piano differenziato di allenamento. Voi impostate praticamente le attività che volete fare, che obiettivi avete, e lui vi darà una stima in quanto tempo riuscirete a diventare dei runner. Quindi avere più fiato, avere molta più resistenza per poter effettuare il vostro allenamento. Altre cose, ci sono le notifiche da attivare se si vuole. Qui vi dice che la scarpa è connessa. Iniziare l'allenamento. Qui vi dà tutte le considerazioni, quindi la distanza percorsa, la durata, il ritmo, eccetera, eccetera. E qui vi dà il ritmo medio e le calorie bruciate. Altra cosa, sotto c'è, diciamo, la possibilità di condividere con tutto il mondo, con tutte le altre persone, il vostro allenamento, in modo tale da motivarvi tra di voi o comunque far capire agli altri che vi state allenando. Poi ci sono le mie sfide, le nuove sfide, quindi si può creare una sfida, quella che vi dicevo prima. Questo è il cronometro con tutti i vari dati. Come potete vedere, è connesso al GPS, così avete una posizione corretta. L'obiettivo della settimana, e qui c'è tutto il menu delle impostazioni che va dal profilo, inserisce allenamento, itinerari, eccetera, eccetera, eccetera. Come potete vedere, è di semplice intuizione, vi basterà mettervi lì un pochettino e potete tranquillamente arrivare a una soluzione definitiva. Cosa dire? Avete visto? Semplicissimo. Scaricate l'applicazione, si connettono in un attimo. Ora non ci resta che indossare le scarpe, aspettare una bella giornata come quella che c'è oggi e goderci la natura. Ragazzi, detto questo, che non è nelle mie corde, ma in quelle di mia moglie, ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!